Sono tornato in pista per dare una mano all'Italia, per fare in modo che l'Italia abbia una rappresentanza solida, fatta di persone che abbiano avuto esperienza e conoscono i meccanismi della comunità europea per poter portare maggiori risorse al nostro paese. Se qualcuno pensa di uscire dall'Europa è un folle. Competere con i cinesi, con gli Stati Uniti, con gli indiani, con la Russia da soli è... Non andremo da nessuna parte, quindi bisogna avere lo scudo dell'Europa, un'Europa che va cambiata profondamente. Noi che siamo lì, che abbiamo esperienza di Europa, sappiamo cosa bisogna cambiare, cioè cambiare la governance europea, dare maggiori poteri al Parlamento, fare quello che il Parlamento decide, perché se molte cose che noi abbiamo deciso nel corso di questi anni fossero state realizzate non avremmo avuto il problema delle quote degli immigrati, avremmo avuto tante cose risolte. Ecco. E quello che voglio dire è che l'Europa, questo lo dico ai cittadini, è fonte di grande opportunità, non è quella che viene disegnata da Salvini, dalla Meloni o dai ragazzi dei 5 Stelle, cioè è un'Europa che assiste, un'Europa che protegge, un'Europa che dà una mano quando si va in crisi. Ecco, l'Europa è il fondo Juncker che ha creato 12 milioni di posti di lavoro in questi anni. L'Europa è ricerca sul cancro, ad esempio, ha messo in rete tutti gli istituti di ricerca europei finanziati dall'Europa. Abbiamo quindi raddoppiato i fondi per la ricerca per aiutare anche i giovani a fare start-up, a iniziare attività. L'Europa è Erasmus, abbiamo triplicato i fondi con l'obiettivo di mandare tutti gli studenti in italiani d'Europa, diciamo, che fanno il quarto, quinto anno, terzo anno di maturità a farsi un'esperienza in Europa. Questa è l'Europa. Ecco. Per quanto riguarda l'Abruzzo, nello specifico Teramo e le problematiche relative a questo territorio come la ricostruzione, l'Europa cosa può fare? Tantissimo, è che non si conoscono i meccanismi per andare a prendere le risorse. Ecco. Bisogna preparare, ogni comune dovrebbe avere una squadra di persone, due o tre persone addette, specializzate nell'andare a prendere i fondi europei, diretti e indiretti. L'Europa data all'Italia 42 miliardi e mezzo sulla programmazione 2014-2020, è una roba vergognosa per l'Italia, cioè abbiamo utilizzato solo il 3,2% di quelle risorse e in questa regione è la stessa cosa. Mi auguro che con la nuova amministrazione di questa regione si possa dare una svolta, ecco, utilizzare i fondi europei per dare sviluppo al nostro paese e non ne abbiamo nel nostro paese, è inutile negarlo, quindi l'unico modo per dare uno sviluppo al nostro paese sono le risorse europee.